Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Sono molto contenta di essere qui, vi speravo in realtà di poterci essere, ma comunque siamo di presentare il volume dal titolo che leggete, il manoscritto di Antonio D'Amore, che ho curato insieme a Roberto Goia e Antonio Iadonisi. Desidero cominciare ovviamente ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo grande risultato, la famiglia Goia che ha sostenuto economicamente questa iniziativa, il presidente della Prologo di Solobaga Antonio Iadonisi, che ha creato dal nulla questo estemporaneo ma veramente riuscitissimo gruppo di lavoro, perché solo grazie alle competenze e alle professionalità di tutti, Antonio, Roberto, Valerio, Salvatore, Raffaele, anche altri, di tutti coloro che hanno fornito aiuti, suggerimenti, revisioni, ha potuto vedere la luce un progetto che sembrava veramente ormai all'oblio. Un ringraziamento speciale a Valerio Martini perché lui ha curato la redazione di questo volume che appare come un volume di grande pregio proprio per le notevoli capacità editoriali. Ringrazio anche il presidente della Prologo di Frasso Telesino che ci ha accolto così benevolmente nella sua sede e tutti i frassesi che non sono presenti ma che hanno collaborato a questa iniziativa: Don Nicola, Angelica Scioscia, Luciano D'Amico, Gioconda Ceto, Giovanni Ricciuti e tutti voi che siete intervenuti qui sfidando anche il freddo e i giorni di festa. Consentitemi di ringraziare anche i nostri genitori, non li conoscete, si chiamano Antonio Franco e Vincenzo Goia. Loro hanno cominciato questa opera e a loro noi vogliamo dedicare il nostro lavoro. Grazie Antonio, l'occasione di riprendere in mano questi appunti di mio padre è venuta quasi per caso, ma è venuta a me che non sono affatto un'esperta di manoscritti moderni. Però il documento è così importante che non poteva continuare a rimanere a conoscenza solo di pochi. Per me doveva diventare patrimonio comune, quindi ci siamo impegnati a raggiungere assolutamente questo risultato. In genere gli autori non presentano in maniera diretta il loro lavoro, però volevamo dare qualche anticipazione a chi non conosce affatto questo manoscritto e spiegarne brevemente i contenuti. Come diceva Antonio, il libro è l'edizione integrale di un manoscritto della metà del Seicento, noto come appunto Diario d'Amore, il cui autore di cui si conoscevano pochissime notizie finora pubblicate in questo volume, il frontespizio, e contiene principalmente la trascrizione di questo documento che ha realizzato appunto mio padre più di 10 anni fa, servendosi incredibilmente solo di fotocopie di una lente di ingrandimento, ma contiene anche, come vedete dall'indice, molte altre sezioni, tra cui una a cui tengo particolarmente ed è quella del manoscritto originale, perché contiene tutte le riproduzioni digitali dell'opera che per una serie di sfortunatissime circostanze non è più accessibile e non sappiamo assolutamente che fine abbia fatto, per cui questo è l'unico modo per essere in contatto con il documento originale. Anche il formato del volume si adegua al formato originale del quaderno, perché volevamo restituire al lettore l'autenticità di questo diario e anche perché volevamo dare la possibilità e l'occasione a chi ne ha voglia di confrontarsi con la grafia antica, di vedere o controllare le nostre interpretazioni e in qualche caso colmare, se possibile, qualche lacuna che, ahimè, è rimasta tale. A questo abbiamo aggiunto supporti necessari per l'analisi, appunto una guida alla lettura che aiuta a orientarsi perché lo sviluppo del testo è piuttosto intricato, l'albero genealogico della famiglia, gli elenchi dei nomi e dei luoghi. Adesso vi anticipo soltanto alcuni dei contenuti dell'opera in modo che possiate farvi un'idea.
Come diceva Antonio prima, questo diario venne iniziato dal chierico, come lui stesso si definisce, certamente perché è stato un seminarista, ma anche perché tutti coloro i quali volessero studiare dovevano formarsi in istituzioni religiose in questo periodo. E il chierico comincia a scrivere nel 1650, quando ha soltanto 16 anni, e comincia il suo diario con questa pagina iniziale, nella quale con caratteri miniati, curati, scrive in latino una bella maledizione contro tutti coloro che avessero osato sottrarlo o manipolarlo in qualche modo. E a dispetto di questo anatema, il codice è sopravvissuto per più di 350 anni. Noi, come vi ho già detto, non abbiamo potuto né vederlo né toccarlo nell'originale, quindi forse ci siamo salvati dalla maledizione. Lo abbiamo tra l'altro letto quindi solo dalle immagini digitali, che però hanno il pregio di essere zoomabili all'infinito e quindi insomma ci danno occasione di vedere meglio. Non disperiamo di poterlo rivedere e di poterlo ritrovare, ma questa è una storia che probabilmente, spero, racconteremo la prossima volta. In realtà, come Antonio ha anticipato, anche se Antonio, vi aveva posto mano con l'intenzione di scrivere un diario, quello che ne veniva fuori nel tempo era qualcosa di molto più complesso, una specie di moderno ipertesto nel quale le informazioni anche di diversa natura sono interconnesse, legate tra loro da una serie di rimandi interni. Quindi in questo caldone lui alternava esercizi di latino poi cancellati, trascrizioni di motti, di frasi di autore, dalla dose per realizzare la polvere da sparo fino alle ricette alimentari, dai racconti delle sue pene d'amore fino alle notizie di politica estera e interna. Chiaramente la varietà estrema di queste informazioni, anche l'uso di una lingua molto molto diversa dalla nostra, infarcita di ispanismi, latinismi, termini desueti, ha reso il documento molto più complesso di come immaginassimo. Ad aumentare la difficoltà c'è il fatto che nella prima parte dell'opera si raccontano fatti che cronologicamente sono posteriori e invece nella parte finale ci sono le memorie di anni precedenti, come se l'autore avesse numerato e assemblato queste pagine in una fase più avanzata della sua vita, forse per paura di perderle o forse proprio per farne un libro da trasmettere ai posteri. Chi era quindi Antonio D'Amore? Lo abbiamo detto, era il figlio di Giovanni Andrea D'Amore, un medico di Frasso, e di Cecilia Bamondi, una donna di Solovaca. Aveva 8 fratelli, 3 dei quali morti in tenera età. Lui stesso, nel ricopiare la genealogia della sua famiglia, dice di essere nato a Frasso nel 1634, ma del suo atto di nascita noi non abbiamo trovato traccia negli archivi parrocchiali. Qualcuno ci suggerisce che c'è stato un tempo in cui gli archivi erano molto più ricchi che adesso, ma e quindi non disperiamo di poterlo trovare altrove, ma al momento insomma questo ci interessa poco. Noi abbiamo imparato a fidarci di Antonio D'Amore perché, come vedremo, lui racconta molto bene la verità, quasi sempre la verità. Quindi è sicuramente nato a Frasso, sicuramente nel 1634. Il padre faceva parte di una delle famiglie più agiate, più colte del paese, esercitava la professione di medico fisico e i medici fisici erano quella particolare classe di medici che, essendo gli unici a dover completare e espletare un percorso universitario, erano i detentori della saggezza medica, coloro che dovevano istruire tutta una serie di paramedici, gli speziali, cioè i farmacisti, le mammane, cioè le lavatrici, le elevatrici, i conciaopati, cioè gli osteopati. Antonio viene indirizzato a questa stessa professione dallo zio prete, cioè dallo zio che è arciprete di Milizzano. Dunque dovette studiare, studiò prima nel seminario a Cerveto, successivamente a Napoli per l'università. Lì si trovava tra i 24 e i 26 anni. Antonio studiava molto, leggeva molto, soprattutto classici, ma anche autori contemporanei, e trascrive tantissime opere, probabilmente una consuetudine molto diffusa.
diffusa in un momento in cui i libri a stampa non dovevano essere così comuni come oggi, e quindi il volume è pieno di citazioni di altri autori. E decifrando questi testi in versi mi sono accorta che si tratta soprattutto di componimenti per musica di autori oggi quasi completamente sconosciuti, ma in realtà molto in voga tra gli ambienti di corte europei tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Questo lascia supporre che il nostro protagonista era attratto e forse partecipava dell'ambiente modaiolo o mondano che gravitava intorno alla corte napoletana. Del resto Napoli era, nonostante la rivolta di Masaniello, nonostante la peste, la grande peste di Manzoni, raccontata da Manzoni, era pur sempre la capitale più importante della monarchia spagnola. Antonio veniva dalla campagna, ma aveva avuto modo di conoscere la vita della capitale del regno, di rimanerne affascinato. E questa apertura di Antonio alla città lo aveva reso veramente una persona al passo coi tempi, che per una serie di fortunatissime circostanze si trova spettatore di una serie di eventi incredibili, cioè molto importanti per la storiografia contemporanea. Ve ne racconto uno perché è quello che mi ha maggiormente colpito. Antonio si trova a Napoli durante le celebrazioni per la nascita del figlio del re di Spagna, che si tratta di Filippo IV, che sarebbe morto poi pochi anni dopo. Per la nascita di questo erede al trono, il viceré di Napoli volle strafare, organizzando la più tipica delle feste spagnole, ovvero la corrida de toros, una vera e propria corrida che si svolse nel cosiddetto largo di Palazzo, però questo spazio antistante, piazza del plebiscito, in grado di trasformarsi in un vero e proprio teatro per migliaia di spettatori, e a Castelnuovo rimane ancora oggi un affresco che rappresenta questa scena della corrida. Antonio è molto preciso nella descrizione di come andò, perché abbiamo la descrizione di un contemporaneo ed è praticamente sovrapponibile. Lui racconta come il più famoso matador del tempo, il figlio del duca di Nocera, Don Emanuele Carafa, riesce a uccidere il toro, ma deve scappare con la coda tra le gambe perché perde il suo cavallo che viene ferito. Dopo la laurea Antonio tornò nel suo paese, il suo paese è Solipaca, come lui lo chiama, ma continuava a recarsi a Frasso, anzi faceva spesso avanti e indietro, perché è lì che va a medicare, cioè a svolgere la sua professione di medico, evidentemente lì doveva trovarsi l'ambulatorio del padre. E diverse volte lui parla della casa de Frasso, la descrive anche, ne descrive la cucina e vari altri ambienti, ma in realtà non so davvero se esiste ancora. A Solovaga, come abbiamo detto, il Palazzo d'Amore esiste ed è il luogo dove risiede Roberto, ma sarebbe interessante approfondire la ricerca per vedere appunto se esiste anche qui. Antonio narra gli aneddoti e le vicissitudini che accadono a Solovaga parallelamente, spesso alternativamente a quelle di Frasso, cioè alternativamente a quelle del paese di origine dei suoi genitori, a modo di soffermarsi su pettegolezzi, matrimoni, battesimi, funerali, ordinazioni sacerdotali. Racconta di tutto, oltre ai suoi fatti privati, i giochi che fa con i suoi compagni, le estrazioni, le lotterie alle quali partecipa. È chiaro che il giovane medico deve dedicarsi anche alla ricerca di una moglie perfetta in tutta la valle, anche al di là da questa, che fosse degna delle sue ricchezze. E anche qui il diario è un racconto molto ampio di tutta la fenomenologia del matrimonio nel Seicento, veramente molto divertente, perché vi sono compresi tutti i riti, i contratti di affidamento, la dote, l'apprezzamento del patrimonio di famiglia, un po' di tutti i tipi. Lui, purtroppo per lui, nessuna delle contrattazioni andò a buon fine. I suoi amori cominciano con una ballerina di Maddaloni, possiamo immaginare che insomma una ballerina non fosse all'altezza della famiglia d'amore, e poi con una donna di Caserta, donna Teresa Goglia, e successivamente con le due sorelle dell'arciprete di Dugenta. Con nessuna di queste andò a buon fine, perché tutti volevano che lui si ritirasse in altri luoghi, che
se spartesse dalla sua casa, lui dice così, e Antonio non si voleva spostare. E così, in questo modo, non sappiamo come finirono queste storie, sappiamo però che a 42 anni lui appare sposato con una donna originaria di Faicchio, che però era già vedova e aveva una figlia, tale Bernardina De Francesco. E in questo modo riuscì a rimanere nel suo paese. Però in realtà Antonio si spostava tantissimo. Si spostava sia per la gestione delle proprietà di famiglia, avevano terreni a Squiglia, a Cesarano, quindi in provincia di Caserta, a Melizzano, Vigno, Oliveti, a Solopaca, e si sposta anche per lavoro, perché a 50 anni Antonio diventa protomedico, e il protomedicato è un riconoscimento molto prestigioso, poiché aveva la responsabilità dell'esercizio di ogni forma di guarigione all'interno di un dato territorio. Questo era secondo le regole, come sempre accade poi nel mondo spagnolo, diciamo, la pratica era un po' diversa. Di fatto Antonio, insieme ad altri ispettori, faceva il giro di questo territorio per visitare gli speziali, ovvero per ispezionare tutti i medicamenti che i farmacisti proponevano, e di fatto alla fine venivano semplicemente richieste delle sanzioni e quindi riscosse delle tasse. C'è un contemporaneo che dice: il farmacista sa che deve arrivare la visita, ed è la visita appunto del protomedico, ma la visita è come la morte, perché sa che deve venire ma non ne conosce il giorno e l'ora, quindi era terribile. Lui aveva la responsabilità della Calabria e della Basilicata, quindi un territorio veramente molto ampio, e racconta di questi pericolosissimi viaggi in mare, per terra, per andare appunto in tutte queste farmacie. Nonostante la sua importanza come medico e anche la sua competenza su un ambito territoriale così ampio, non doveva avere molti amici a Frasso, o meglio, aveva degli amici ma anche dei nemici. E nel diario racconta di una congiura divertentissima ai danni proprio dei due d'amore, cioè il padre e il figlio, capeggiata dal capitano del paese e da altri gentiluomini. Avevano insinuato il dubbio nei compaesani che non erano dei bravi medici d'amore, che addirittura sapeva medicare più un manescalco che noi, lui dice così. In realtà i congiurati erano d'accordo con un tale altro medico, Domenico Martino di Vitulano, e volevano sostituire semplicemente i due d'amore. Il complotto è descritto così vividamente che sembra di vedere Antonio mentre va a visitare un ammalato che risiede nella contrada Portella, e Origlia sente il capitano Isidoro Rainone che ragiona contro di lui con uno degli esponenti del municipio, un altro signore. Insieme organizzavano una riunione, un elenco di firme per mandarli via. Servivano 80 firme dei capofamiglia, che addirittura il giorno dell'Epifania del 1664, nella chiesa del Corpo di Cristo, quella di cui parlava Antonio, viene messa in scena un'opera pastorale, e nel terzo atto pare si dicesse male dei medici. Il padre di Antonio d'Amore rimane malissimo, la prende come un'offesa personale, e addirittura su questo tema si discutono vari consigli comunali, ma il complotto riesce soltanto a metà, perché tanti coppoloni erano ancora dalla parte dei d'Amore. Agli episodi personali come questi si aggiungono anche quelli, le descrizioni delle vicende storiche di cui, come dicevo, il protagonista si trova incredibilmente ad essere spettatore. Tra queste il famosissimo terremoto del 1688. Antonio era con la sua famiglia in viaggio a Montevergine quando appunto diventa testimone oculato e non udito di questo incredibile terremoto. Anche questa volta la sua descrizione è molto realistica ed è molto veritiera, perché conferma quello che i sismologi storici hanno dimostrato, ovvero che appunto fu un terremoto molto distruttivo.
Medico, che arrivò addirittura all'undicesimo grado della scala Mercalli, tra le più alte rilevate nella storia sismica italiana. Ancora più interessanti sono le tantissime notizie sulla storia, sulla cronaca locale, perché ci illustrano con gli occhi di un contemporaneo e anche di un esponente di, come dire, un ceto dirigente locale, che cosa doveva essere, qual era il clima che si respirava. Un clima terribile, perché questi centri erano di proprietà degli aristocratici terrieri, i feudatari. A Soropaca erano i Ciava Grimaldi, con cui lui ebbe alterne vicende, fu anche in carcere a causa loro. A Frasso erano i principi Gambacorta, rappresentati fino al 1654 dal principe Scipione e poi dal figlio Pompeo. Il testo registra anche la morte dell'ultima dei Gambacorta, Giulia, deceduta per puntura, ovvero per una pleurite, e anche il passaggio del feudo nello stesso anno all'altro ramo della famiglia, cioè a Giuseppe Gambacorta e il Duca di Limatola. Gli episodi raccontati sono veramente tantissimi, insomma, raccontati da Antonio, bisognerebbe leggerli tutti per capire questa atmosfera che lui descrive. Basta pensare che gli dice appunto: fierre, manette e ceppuni sono all'ordine del giorno, questi feudatari possono fare il bello e il cattivo tempo sempre con tutti, erano capaci di violenze di ogni tipo e per qualunque motivo. E anche le istituzioni cittadine, le capitanerie, le università erano totalmente asservite, spesso forzatamente, a questi feudatari, un po' come li descrive Manzoni nei Promessi Sposi. Eppure questi anni così sanguinosi, così cattivi, nei quali in questi stessi anni compaiono notevolissimi segni di sviluppo del territorio. A Soropaca in questi anni si costruisce il Palazzo Ducale, si costruisce la Chiesa del Corpo di Cristo, si ricostruisce la Chiesa di San Mauro. Dopo di me l'avvocato D'Amico ci spiegherà come si presentava Frasso in quel periodo, nel periodo di Antonio D'Amore. Però le descrizioni che si trovano nel testo, quindi nel manoscritto, sono veramente molto preziose, soprattutto quando si riferiscono a edifici che non sono più esistenti o sono stati demoliti. Antonio prima faceva riferimento a uno di questi, cioè la Chiesa del Corpo di Cristo, che viene citata tantissime volte nel testo come un luogo di funzioni religiose molto importanti, funerali di reverendi, prime messe dei canonici, cresime, ma anche come centro di aggregazione culturale. È nella Chiesa del Corpo di Cristo che si svolgono queste rappresentazioni teatrali. Sì, qui ne vedete una ricostruzione di come doveva presentarsi. La chiesa non doveva essere molto modesta, esistono una serie di documenti, tra cui uno in particolare che forse conoscete già, è la descrizione della chiesa collegiata di Frasso, custodita nell'archivio parrocchiale di Santa Giuliana e scritta da un canonico, restituisce con dovizia di particolari l'aspetto che la chiesa doveva avere nell'Ottocento, ma in realtà l'immagine che ci fornisce Antonio è molto più antica, ovvero di un sessantennio più tardi rispetto all'edificazione della chiesa, quindi che viene conclusa nel 1582, quindi un'immagine piuttosto realistica di come doveva presentarsi questa chiesa alle origini. E in particolare viene citata la cappella di Sant'Antonio all'interno, che doveva situarsi a destra dell'entrata, doveva essere coperta a volte e doveva essere dotata di un altare marmoreo con una nicchia tutta indorata e ovviamente la statua lignea del santo. La statua lignea però risale al 1732 e si trova adesso a Santa Giuliana. Dobbiamo immaginare dunque che Antonio vi trovasse all'interno un quadro con le fattezze del santo di Padova, a cui era devotissimo, anche perché era convinto che gli avesse fatto un miracolo enorme, cioè quello di avergli fatto ritrovare
un turchese, un anello con un turchese, lui lo chiama una turchina della Rocca Vecchia, che aveva nascosto mentre andava a scampare il suo fondo di Melizzano, che non aveva più trovato e che credeva di aver perso. Da quel momento lui diventa devotissimo a Sant'Antonio. Alla giurisdizione di questa chiesa faceva riferimento anche un'altra piccola chiesa rupestre, che si cita, dedicata a San Michele Arcangelo, costruita proprio alla metà del Seicento, presso la quale Antonio si reca in uno dei più antichi pellegrinaggi, dobbiamo immaginare, lungo il sentiero detto delle 36 storte, ovvero i numerosi piccoli tornanti che si snodano lungo la salita verso il Monte Sant'Angelo per la festa annuale del Santo. Antonio conferma anche che all'interno di questa chiesa c'era una fonte di acqua freddissima che finiva all'interno di una vasca. Lui da quest'acqua beve 3-4 carafe, dice lui, 3-4 carafe, perché appunto è molto accaldato dopo aver fatto la salita. Che cosa succede a questo manoscritto alla morte di Antonio, collocabile alla fine del primo decennio del Settecento? Il volume passa ai suoi discendenti, che continuano ad utilizzarlo, ovvero che continuano a scrivervi. La prima mano che riconosciamo, lo vedete dalla pagina, si vede nettamente una grafia nella prima parte e una diversa grafia nella seconda. La prima mano è del pronipote Matteo, che scrive circa 40 anni dopo Antonio e occupa tutte le pagine vuote che sono rimaste, tutti gli spazi bianchi. Matteo racconta pochissimi avvenimenti, questi avvenimenti sono tutti ambientati a Frasso, laddove lui vive senza spostarsi molto, una vita molto diversa rispetto a quella del suo antenato, appunto a date di nascita, morte di parenti o altre persone ragguardevoli, ma soprattutto occupa gran parte, quasi tutto lo spazio disponibile con la trascrizione delle arie più famose del suo compositore preferito, che è Pietro Metastasio. Si tratta di una vera e propria antologia dedicata a più di 40 citazioni, dedicata al grande innovatore del melodramma settecentesco. In genere molto fedele nella trascrizione delle opere, fa un'eccezione per il vostro paese, perché riadatta una delle arie della tragedia Attilio Regolo, sostituendo addirittura il nome della città di Roma con Frasso. Dice: in Frasso è il solo affetto, ma l'alma mia romana lode agli dei. Quindi doveva essere molto molto affezionato. Dopo Matteo, le aggiunte di altri autori sono veramente poche, alcuni li abbiamo identificati, altri no, e tra questi una interessante sulla chiesa di Santa Giuliana, anche questa l'antica chiesa demolita e poi ricostruita nello stesso posto, demolita alla fine degli anni 50, di cui però sappiamo più notizie grazie a varie relazioni, in gran parte anche pubblicate, quindi conosciamo meglio, grazie a queste relazioni di canonici, relazioni settecenteschi, abbiamo anche una pianta di come doveva presentarsi prima la chiesa. Ma il nostro autore ci dice qualcosa in più, perché ci dà una serie di dettagli sull'inaugurazione della chiesa dopo i restauri del 1752, ci parla della solenne processione con la quale viene portato il sacramento in chiesa, ci dice chi ha fatto questi lavori, i nomi delle persone che hanno svolto questi lavori, chi ha restaurato le statue, chi ha fatto la fabbrica, eccetera. Quindi una serie di dettagli interessanti anche per la storia della Chiesa. Il diario raggiunge dal 1650 il 1830, quindi quasi due secoli e mezzo dopo che Antonio aveva cominciato a scriverlo. È ovvio che lo spazio diventava sempre più esiguo e nonostante questo i discendenti continuavano ad annotare anche piccolissime cose all'interno del volume. Questo modo di fare ci induce a credere che il diario, quello che noi impropriamente chiamiamo diario, si andasse trasformando.
in una sorta di libro di famiglia, uno di quei libri che vengono tramandati di padre in figlio, poiché raccolgono tutto un insieme, un patrimonio di racconti, di avvenimenti, di tradizioni, di idee, di valori, una visione, la visione di un mondo intero, che rappresenta l'identità della famiglia, ma anche l'identità dell'intera comunità. Dunque scriverli è molto importante e anche trasmetterlo è molto importante. Tre cose quindi si fanno dopo Antonio: custodire il volume, leggerlo e tramandarlo ai posteri. Ed è quello che noi abbiamo tentato molto umilmente di fare pubblicando questo volume. Adesso voi, spero, lo leggerete e ci direte se ci siamo riusciti oppure no. Grazie. Ringraziamo Marianna.